Buonasera in studio Massimo Bonella per Istria Oggi, notiziario che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Dunque, ci scusiamo per l'inconveniente tecnico di prima, c'è stato un blackout qui in studio e adesso riprendiamo nuovamente il notiziario dal principio. In primo piano, Pola. Mercoledì scorso si è tenuto l'incontro presso la sede della radiotelevisione di Croazia, di Pola, tra il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremul, il direttore del centro RTV HRT, il caporedattore di Radio Pola e il responsabile dei programmi italiani. Tra i numerosi temi affrontati durante la riunione si è concentrati sulle problematiche dei programmi italiani dell'emittente polesana. Nel suo intervento Maurizio Tremul ha espresso apprezzamento per il lavoro che i programmi italiani svolgono, assicurando il sostegno e l'impegno dell'Unione Italiana per trovare soluzioni alle importanti questioni ancora aperte. Ha ribadito inoltre la necessità di ripristinare la redazione italiana, la sua soggettività e autonomia, anche finanziaria, ed il mantenimento dei posti di lavoro. Nonostante queste problematiche ed aspettative, la collaborazione constatata all'interno del centro regionale è molto positiva. Ed ora da Pola ci spostiamo a Parenzo. Si è tenuta venerdì scorso presso la sede della Comunità degli Italiani di Parenzo la cerimonia di conferimento dei premi ai migliori sportivi del 2017 della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia. La serata di gala, che segna la 25ª edizione, è stata un gran successo, accogliendo come ospite d'onore Christian Ghedina, ex campione italiano di sci alpino. Tra i numerosi premiati delle varie categorie sono stati eletti sportivi del 2017 la pallavolista fiumana della SMSI di Fiume, Estride Popic, e il campione del tiro a volo cittanovese Giovanni Cernogoraz. Tra il vasto pubblico erano presenti numerose autorità, il Presidente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, il Presidente ed il Direttore Generale dell'UPT, rispettivamente Maria Cristina Radussi e Fabrizio Somma, il Vice Console Generale d'Italia a Fiume, Massimo Broglia, il Vice Presidente della Regione Istriana, Giuseppina Raico, il Presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, il Presidente della Comunità degli Italiani di Parenzo, Ugo Musizza, il Vice Sindaco di Parenzo, Nadia Stefanic Dobrivolic, il Direttore dell'Edit, Errol Superina, ed il responsabile del settore sportivo dell'Unione Italiana, Daniele Suman. L'evento è stato organizzato dall'Unione Italiana congiuntamente all'Università Popolare di Trieste, al CONI del Friuli Venezia Giulia, al sodalizio ospitante e alla città di Parenzo. La manifestazione è stata resa possibile grazie al sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 16/14. Andiamo avanti, ci spostiamo a Crevatini, inaugurazione della mostra fotografica. La comunità degli italiani di Crevatini ha allestito un'esposizione fotografica dal titolo Crevatini, un tempo, volti e storie di vita presso la Casa della Cultura. Lo scopo è stato quello di dar vita ad uno spazio culturale affettivo nel quale venisse valorizzato il prezioso materiale fotografico, oltre 200 fotografie in bianco e nero, donato dalle famiglie autoctone e riguardante la popolazione di Crevatini, che raffigurano quadretti della vita sociale, militare, scolastica e di tanti eventi che hanno segnato la storia del territorio, ritratta nel periodo che va dalla fine dell'Ottocento allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. L'inaugurazione della mostra, che si è tenuta sabato scorso, è stata introdotta dall'esibizione del Trio di Lena alla presenza del Console Generale d'Italia a Capodistria, Giuseppe D'Agosto, del Vice Sindaco di Capodistria e Presidente della Cancostiera, Alberto Schierani, del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, e del Presidente della CAN di Capodistria, Fulvio Reichter. Abbiamo il tempo ancora per una notizia da Capodistria. Mercoledì 11 aprile, presso la Sala San Francesco d'Assisi, si terrà lo spettacolo teatrale Anche le pulci hanno la tosse di Fulvio Tomizza, spettacolo per bambini in coproduzione con il Teatro Stabile, la Contrada di Trieste.
Sono previsti due spettacoli, il primo per le scuole alle ore 12 e il secondo aperto a tutti alle ore 19:30. La rappresentazione si svolge anche in collaborazione con TV Coper Capodistria, programma italiano che riprenderà lo spettacolo. E alle 19:55 termina qui questa edizione del nostro notiziario di Radio Saius TV Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Vi ricordo il prossimo appuntamento esattamente tra una settimana, mentre per le repliche tutti i giorni alla stessa ora, escluso il martedì. Grazie per averci seguito, vi lascio alla nostra programmazione. Buonasera. Thank you.